Dicevo che spesso gli scienziati sono troppo prudenti e quindi rimangono legati alle antiche concezioni. L'abbiamo visto in Copernico, l'abbiamo visto in Tycho Brahe, continuavano a mantenere, conservare dei postulati dell'antica visione aristotelico-tolemaica del cosmo. E proprio per questo, non riuscivano veramente a rivoluzionare fino in fondo l'astronomia, quindi non sono riusciti poi a portare a compimento la rivoluzione scientifica in ambito astronomico. Invece, appunto, i filosofi come Bruno, forse Bruno di più di molti altri, sono decisamente più, se vogliamo, imprudenti, ma audaci. Coraggiosi, in questa maniera, appunto, così Bruno tagliò definitivamente i ponti con il passato, anche se appunto la sua rottura era una rottura soprattutto filosofico-metafisica che però bisognava tradurre in termini scientifici, in una teoria matematica che Giordano Bruno non era stato in grado di elaborare e che invece elaborò il grandissimo astronomo Johannes Keplero, che a mio parere è veramente il rivoluzionario astronomico. Cioè, decisamente è lui che fece in ambito astronomico la vera, completa, radicale rivoluzione rispetto al passato, grazie a, per così dire, alla spinta, allo spintone filosofico di Giordano Bruno, perché Keplero conosceva sicuramente, aveva letto sicuramente le opere cosmologiche di Giordano Bruno, che erano note in tutta Europa, anche perché lui girava l'Europa, quindi, no, come sapete, propagandava le sue opere. Quantomeno naturalmente negli ambienti intellettuali, filosofico, scientifici e quindi arriviamo a quindi ci vuole il distruttore audace filosofico, ma poi ci vuole anche il ricostruttore scientifico preciso matematico che però assume accetta quella spinta filosofica. Keplero, tedesco, nasce nel 1571, ovvero l'anno prima della famosa notte di San Bartolomeo, ma anche della scoperta della stella nova da parte di Tycho Brahe, e muore nel 1630, quindi vive poi proprio il periodo dello scontro più acceso tra cattolici e luterani, in generale cattolici e protestanti. Infatti rischia anche lui perché lui è luterano, perché i suoi genitori si convertono al luteranesimo, ma lo mandano a studiare in una università luterana, l'università di Tubinga, come a studiare teologia, ma lui poi invece è preso dalla passione per l'astronomia. Comunque l'astronomia si studiava nell'ambito degli studi teologici, quindi c'era anche una preparazione di tipo scientifico, naturalmente relativa alla scienza di quel periodo. Sua madre addirittura fu accusata di stregoneria, fu processata per stregoneria, grazie anche al suo aiuto, invece riuscì, da un tribunale luterano, riuscì a cavarsela da un tribunale luterano austriaco. Riuscì a cavarsela, cioè riuscì a essere scagionata. Quindi questo ci dice che non tutti venivano poi condannati, ma questo l'avevamo già visto. Dopo l'università, ve l'avevo già detto, diventa allievo di Tycho Brahe a Praga. Tycho Brahe era il matematico imperiale e lui era appunto il suo
apprendista, apprendista non stregone, ma apprendista astronomo. E ovviamente questo fu fondamentale per Keplero, perché sappiamo poter acquisire tutte le novità, tutte le scoperte che Tycho Brahe aveva compiuto, poi il suo metodo, il suo rigore, la sua precisione. Quando muore Tycho Brahe, diventa lui il nuovo astronomo imperiale, sempre alla corte asburgica a Praga di Rodolfo II. In realtà lui aveva già scritto una sua prima opera nel 1597, intitolata in latino Mysterium Cosmographicum. Grazie a questa opera era stato appunto notato e chiamato da Tycho Brahe. Tycho Brahe aveva letto questa sua opera, benché non la condividesse, perché era un'opera che sosteneva l'eliocentrismo, però ne apprezzò il valore scientifico e quindi per questo motivo aveva chiamato a Praga Keplero. In questa sua prima opera, Keplero che fin da giovane, fin dall'università, aveva aderito all'eliocentrismo, aveva fatto proprio l'eliocentrismo e proprio per questo gli erano stati vietati, gli era stata vietata, bloccata la carriera universitaria. Per il suo ingegno sarebbe dovuto diventare facilmente un docente universitario, ma i docenti dell'università di Tubinga lo... No, di fatto lo cacciarono perché appunto sosteneva l'eresia eliocentrica. Quindi, questa sua prima opera, basata comunque sull'eliocentrismo, Keplero utilizza i cinque solidi cosiddetti platonici, no? I cinque solidi regolari. E cioè il cubo, il tetraedro, l'ottaedro, il dodecaedro e l'icosaedro. Ovviamente poi c'è la sfera, ma la sfera non è propriamente uno dei cinque solidi regolari platonici. Perché vi ricordate? In realtà erano anche già stati prima che platonici pitagorici, no? Vi ricordate che su questi solidi pitagorici e poi Platone avevano fondato la loro teoria fisica, la costituzione appunto dei quattro elementi fondamentali, no? I quattro elementi fondamentali, poi il quinto l'etere, derivano appunto da particelle materiali che hanno la conformazione, no? Di questi cinque solidi. Keplero li usa per stabilire le posizioni e le distanze reciproche dei pianeti nelle loro orbite rivoluzionarie intorno al Sole. Il suo era un tentativo appunto di trovare l'ordine matematico del cosmo, la struttura matematica del cosmo, in base a un presupposto eliocentrico, sulla base comunque della centralità del Sole. Allora, qual era l'idea? L'idea era che le orbite di ogni pianeta fossero incluse ognuna in uno dei cinque poliedri regolari, per esempio, no, quella di Saturno nel cubo, e che però tutti questi
poliedri e quindi le relative orbite fossero tutti uno dentro l'altro, sarebbe un cosmo matrioska, ma al posto delle bamboline ci sono appunto ci sono i poliedri regolari. E in questa maniera lui giustificava matematicamente, in base appunto a delle figure geometriche, la successione dei pianeti e le diverse, le loro distanze. Keplero, quasi, quasi subito dopo aver pubblicato questa sua prima opera, riconobbe che non era fondata. Riconobbe che, ma non disconobbe per questo i presupposti fondamentali in base ai quali aveva elaborato quella sua teoria, diciamo, teoria astronomica dei cinque solidi platonici. Quali erano questi presupposti? Che rimasero alla base di tutta la sua successiva elaborazione scientifica, di tutta la sua successiva creazione scientifica. Primo presupposto, condiviso con Copernico, quello che era stato anche di Copernico, che sarebbe stato di Galileo, che sarebbe stato di Newton, ormai lo conosciamo già perfettamente. Il cosmo ha un ordine intrinseco matematico. Il cosmo è matematico. Quindi per spiegare, per conoscere, descrivere, spiegare scientificamente il cosmo, occorre una teoria matematica. Una teoria scientifica è per forza una teoria matematica. Senza matematica non si fa scienza. Primo. Secondo, il cosmo rispecchia la Trinità divina, rispecchia Dio nella sua conformazione una e trina. Dio Padre corrisponde al Sole, come aveva sostenuto Copernico, quindi in questo senso riprende Copernico, che a sua volta riprendeva Ermete Trismegisto, e quindi anche Keplero riprende, conoscendolo anche lui, conoscendo benissimo il Corpus Hermeticum, riprende Ermete Trismegisto. Quindi il Sole è il corrispettivo di Dio, quindi deve avere una posizione centrale. Il Figlio, Dio Figlio, quindi il Sole è Dio Padre, ma Dio Figlio, Gesù Cristo, corrisponde al cielo delle stelle fisse. Lo Spirito Santo, la terza figura, è lo spazio, è l'intero spazio del cosmo. Appunto, pervade, è la presenza, no? L'onnipresenza, l'intero spazio del cosmo. Dunque, la ricerca scientifica di Keplero ha un presupposto nettamente metafisico, quello della matematica, e un presupposto nettamente teologico, come vedremo poi meglio. Lui ha, nella sua ricerca astronomica, ha una motivazione religiosa, era profondamente credente, luterano credente, e che cosa voleva? Era convinto che la scienza avesse un valore religioso, cioè la verità scientifica confermava la verità religiosa, confermava la fede. Quindi la sua ricerca scientifica aveva come obiettivo ultimo l'argomentazione della fede, la dimostrazione della fondatezza della fede, della fondatezza razionale, scientifica della fede. Bene. Subito dopo, da quando capisce che, insomma, si era sbagliato con la sua prima teoria dei solidi platonici, ricomincia la sua ricerca, poi appunto diventa allievo di Tycho Brahe, quindi è aiutato da Tycho Brahe
nel senso dalle sue osservazioni, dai suoi calcoli. In particolare, Tycho Brahe gli assegna il compito di studiare e di precisare l'orbita di Marte, perché se vi ricordate, l'orbita di Marte era quella più anomala, quella che aveva il moto retrogrado, già per questo tendo per gli antichi, per i tolemaici, quella che aveva il moto, presentava il moto retrogrado più strano, più bizzarro, più irregolare, quindi no, il pianeta più difficile da domare dal punto di vista conoscitivo. Dopo anni di ricerca, dopo anni di calcoli, quasi giorno e notte, e per anni i conti, anzi no, i torni non gli contavano. Calcoli su calcoli, e non si, è grandissimo chi leggerà il libro sulle notti, no? Le notti di Keplero, giusto il titolo, Notti di calcolo. Non si scoraggiò mai, incredibile, cioè, una tenacia, non si scoraggiò mai dopo, no? Fece centinaia di calcoli sempre sbagliati e alla fine arrivò al risultato giusto. Nel 1608 poi pubblica il suo lavoro, nel 1609 nuova opera, titolo Astronomia Nova, nuova astronomia, veramente nuova, altro che Keplero, anzi altro che Copernico. Vediamo, in quest'opera, seconda sua grande opera, espone le sue prime due leggi, due di tre. Le avete studiate voi le leggi di Keplero? No? Sì? No? Boh. Vabbè, adesso le rifaremo insieme. Ovvero, prima legge di Keplero. Semplicemente le orbite dei pianeti non sono circonferenze, sono ellissi. Le vediamo se. Tra l'altro, ellissi abbastanza, non particolarmente schiacciate, allungate, quindi ellissi abbastanza simili a dei cerchi. Ecco perché era anche difficile, no, distinguerle, no, rispetto a delle circonferenze. E sapete che l'ellissi ha due fuochi ed è l'insieme dei punti. La somma delle due distanze, la somma delle cui distanze dai due fuochi è sempre uguale. Quindi facciamo il punto A, il punto B, somma delle due distanze, questo F1A più F1B è uguale a F2B più F2A. Ok? L'insieme dei punti, la somma delle cui distanze dai due fuochi è uguale. Ok? La novità è distruzione, come per Bruno, distruzione del postulato della perfetta circolarità delle orbite, un pilastro della scienza antica che crolla. Ma a differenza in più rispetto a Giordano Bruno, non è Giordano Bruno, ha detto poi ognuno si muove così come vuole, prima ancora anche Cusano, no? C'è una forza
figura, no, una figura geometrica precisa sostitutiva, una regolarità matematica equivalente. L'ellissi, l'ellissi è, no, sapete che è una sezione di cono, no? L'ellissi sono sezioni di cono. Che succede? Vai in bagno? Ok, e potete trasferirvi di là se volete. Arriva fino a qua. Vabbè. Allora dicevamo che sì, che comunque è una figura geometrica, sezione, una conica, una sezione di un cono, un'ellisse, no? Quindi in realtà è una figura geometrica che già i greci antichi, i matematici greci antichi avevano studiato, in particolare il matematico astronomo Apollonio. Dunque non si perde nulla dal punto di vista della precisione matematica, che stava giustamente molto a cuore degli astronomi di tutti i tempi. Quindi capite che la versione di Giordano Bruno non era accettabile dagli astronomi matematici, invece quella di Keplero sì, perché comunque riproponeva una regolarità matematica precisa. Matematica. Bene, a questo punto seconda legge di Keplero, e cioè il raggio vettore a questo punto, che andiamo, questo facciamo finta che sia la Terra, qui c'è il Sole, il raggio vettore che unisce il centro del pianeta al centro del Sole percorre in tempi uguali, si può anche dire spazza, copre in tempi uguali porzioni, uguali aree dell'ellisse. Aree dell'ellisse. Allora, facciamo l'esempio. Allora, questa l'area alfa è uguale all'area beta, ovviamente parte finta, ok? È chiaro? Che cosa comporta però? Che quando è più vicino al Sole accede. Ma salti un passaggio. Innanzitutto, che cosa notiamo? Che AB rispetto ad A1 V1 è maggiore. Quindi qui abbiamo degli archi di ellissi, uno più grande dell'altro. Ok? E dunque si arriva a quello che aveva detto Guglielmo, cioè Guglielmo, adesso dillo. E quando il pianeta più vicino al Sole accelera. E perché? Lo vediamo da questo. Vediamo perché, sappiamo che i tempi sono uguali. I tempi sono uguali, però questa lunghezza è maggiore di quella. Se i tempi, se la Terra da B verso A ci mette lo stesso tempo che da A1 verso B1, vuol dire che, e percorre una distanza maggiore,
no? Una lunghezza maggiore vuol dire che va più veloce. Dunque c'è una variazione di velocità. Crolla l'altro presupposto, l'uniformità del moto, sostenuta da Copernico come un fiore all'occhiello della sua teoria. No? Vi ricordate che paradossalmente Copernico aveva detto: la mia teoria è migliore di quella tolemaica perché io, non lui, lui non è stato in grado di dimostrare veramente l'uniformità delle velocità orbitali, io sì! Quindi Keplero abbatte un caposaldo dell'astronomia antica, che era anche stato però un caposaldo, addirittura un cavallo di battaglia della teoria copernicana. Dunque aveva anche in questo aveva ragione Bruno, ma Bruno aveva detto no, le velocità variano. Keplero dice sì, variano, ma secondo una regola precisa, secondo una legge precisa, non variano così a casaccio. E cioè il pianeta, avvicinandosi al Sole, cioè al perielio, accelera. E allontanandosi dal perielio, e quindi dal Sole, perielio vuol dire vicino al Sole, non intorno al Sole, e avvicinandosi invece all'afelio, il punto più lontano dell'orbita dal Sole, rallenta, veloce, accelera, sempre uguale, cioè la velocità varia, ma sempre allo stesso modo, con lo stesso ritmo. Quindi Keplero, formidabile, sostituisce a una falsa uniformità una vera uniformità, cioè, appunto, una un'invarianza. L'invarianza non è il fatto che la velocità non cambi, è un'invarianza molto più sofisticata, molto più profonda. L'invarianza è che cambi, ma sempre in modo ciclico, cioè sempre allo stesso modo. A ogni giro, in un punto dell'orbita, la Terra, piuttosto che Giove, piuttosto che Marte, ha sempre quella velocità istantanea. Non è che cambia, sempre la stessa. Quindi, appunto, ha una falsa uniformità, una falsa invarianza, no, viene sostituita a una vera invarianza. Ok? Bene, in un'opera successiva, qualche anno dopo, intitolata con l'H davanti Harmonices Mundi, cioè le armonie del mondo, Keplero poi espone anche la sua terza legge, grandissima, incredibile. Che si può esprimere in questo modo. Oppure i quadrati dei tempi di rivoluzione dei pianeti stanno tra loro. Proporzione, no? Stanno tra loro come i cubi, i rispettivi cubi delle loro distanze medie
dal sole. Distanze orbitali medie dal sole. Quindi dista per tempo, quadrato del... Dunque c'è una... Il tempo al quadrato è uguale a una costante, k, per il raggio al cubo, cioè la distanza è, si può, no, punto. È il raggio dell'ellissi, no? Ok, la distanza è equivale al raggio, d'accordo? Cioè, per concludere, c'è una legge unica, matematica, che unifica tutti gli astri del cosmo, che unifica il sistema planetario. Da un punto, però solo assumendo la centralità del Sole, perché sarebbe impossibile in un sistema geocentrico. Cioè, questa legge in un sistema geocentrico è impossibile. Va bene, andremo avanti, concluderemo la prossima volta. E adesso devo andare in terza C. Vai! C'è l'intervallo adesso.